della distribuzione logonormale. La distribuzione logonormale è data da una variabile y di cui abbiamo una distribuzione normale. Quindi la distribuzione f di y è uguale ad 1 diviso radice di 2 pi greco sigma al quadrato di y, l'esponente di y meno mu di y al quadrato diviso 2 sigma al quadrato di y. Quest'altro non è che una distribuzione normale nella variabile y, che quindi risulta, per esempio, disegnata in questo modo, dove il valore mu di y è il valore della moda e della media, mentre il valore sigma di y è pari alla deviazione standard della curva. Questo termine è mu di y più sigma di y. Quest'altro valore è approssimativamente mu di y meno sigma di y. La nostra variabile originaria però è la variabile x, tale per cui y è uguale al logaritmo di x. Ci possiamo allora chiedere qual è la distribuzione della nostra variabile x. Una prima ipotesi sarebbe che, no, che una semplice sostituzione di logaritmo di x all'interno della funzione precedente potrebbe funzionare, ma se così facessimo, non sarebbe rispettata una proprietà fondamentale delle distribuzioni. Infatti noi sappiamo che l'integrale fra 0 ed y in p di y in dy deve essere uguale ad 1. Questo perché ogni distribuzione di probabilità integrata su tutto il dominio di definizione deve essere uguale ad 1. Allo stesso modo anche l'integrale fra 0 in questo caso fra meno infinito e più infinito di p di x in dx deve essere uguale a 1. Il passaggio fra l'una e l'altra delle due espressioni sappiamo come si ottiene dagli studi di analisi 1. Infatti sappiamo che se noi facciamo un cambiamento di variabili nell'argomento di un integrale, dobbiamo moltiplicare l'integrando per il suo jacobiano. In questo caso, quindi, p di x dovrà risultare a p di y, calcolata però in x, funzione di x, per dx su dy, che è lo jacobiano, scusate, dy su dx, che è lo jacobiano in dx. Che cos'è la funzione dy su dx, essendo y uguale logaritmo di x, dy su dx è uguale ad 1 su x. Ne consegue che la funzione che noi cerchiamo, la p di x, che è quella funzione di distribuzione che noi chiamiamo log normale, è uguale ad 1 diviso 2 pi greco sigma al quadrato di y, il tutto sotto radice, l'esponente e alla meno logaritmo di x, quindi qui si tratta di una semplice sostituzione, mu di y al quadrato diviso 2 sigma y al quadrato per lo jacobiano che è 1 su x, che possiamo mettere qui. Questa quindi è la nostra funzione di distribuzione lognormale.